Ciao a tutti, sono qui per parlarvi un secondo dell'avventura di Ahmed, un film del 1927 di Lore Redinger. Una regista portentosa nell'evoluzione dell'animazione tutta. Questa avventura di Ahmed è uno dei film più importanti della storia del cinema a livello di animazione, proprio per la sua tecnica particolare. Usa un'animazione che non è dovuta però a un'animazione classica. La nostra ritagliava figure di piombo e praticamente le muoveva a passo uno, ricordando un po' le ombre cinesi, ricordando la vecchia lanterna appunto che proiettava immagini in movimento sul muro. E il film è andato in realtà perduto, poi per puro caso fu ritrovato negli anni 50 e fu rimasterizzato, riportato alla luce, diciamo così, adesso si dice rimasterizzato. Un film fenomenale, la fantasia della regia è incredibile, il montaggio chiaramente per l'epoca è un po', diciamo così, semplice. Ma il tutto viene però esaltato appunto da una narrazione assoluta, tratto da uno dei racconti della Milanotte, appunto narra di questo Ahmed che nel suo lungo viaggio incontrerà Aladino e molte altre, una strega e tutto il resto. Il tutto viene narrato appunto da queste storie che furono girate in originale in bianco e nero e che venivano però proiettate su schermi di vari colori, rosso, verde, blu, appunto a seconda della storia che veniva raccontata all'interno della narrazione stessa. Questo film è di una bellezza straordinaria, verso la fine c'è uno dei due combattimenti, diciamo così, con trasformazioni più belli del mondo che hanno ispirato, a detta di Miyazaki, di tutti, molta animazione giapponese. L'animazione poi è bellissima, è un film completamente sperimentale che però riesce a non annoiare mai, ad essere bellissimo a vedersi ed essere ancora modernissimo nonostante siano passati 100 anni dalla sua uscita. Fortunati appunto ad averlo potuto rivedere, visto che insomma era andato perso una cosa del genere, e meno male è stata ritrovata. Tutto funziona perfettamente, è un film che veramente merita l'attenzione di tutti, anche se è praticamente sconosciuto più o meno come la sua regista tedesca, chiaramente. Il film appunto è del 26-27 ed è un film che ha segnato e segnerà chiunque lo guarderà anche per la prima volta, proprio per la sua grandiosità, la sua bellezza e la sua espressività totale, nella sua semplicità visiva, nonostante poi in realtà la lavorazione è stata complessissima e appunto il risultato finale sia veramente fantastico. Io non posso dire altro che di questo avventura di Ahmed, semplicemente degustatevelo al 100%, la sonorizzazione dal vivo ve lo farà sembrare un'altra volta come un'esperienza ancora più unica, perché sarete lì e per la prima volta lo vedrete, probabilmente lo sentirete anche sonorizzato dal vivo, meglio di così non si può. Quindi cosa vi posso dire di più, ragazzi? Gustatevi questo Ahmed, gustatevelo con la sonorizzazione dal vivo, gustatevelo di brutto, perché questo è un film che merita veramente attenzione, così come merita attenzione tutto questo tipo di eventi che portano alla luce film sconosciuti proprio per essere risonorizzati da band noise che porteranno al film ancora un tocco in più. Quindi gustatevi questo bellissimo film e grazie a tutti per avermi ascoltato questi 3 minuti. Un salutone, godetevi la serata, da Federico Frusciante è tutto. Buona